L'Alpe Cimbra di Folgaria, Lavarone e Luserni in Trentino, uno scrigno che racchiude storia, tradizioni, cultura e una natura di incredibile bellezza. Si tratta di uno dei più grandi alpeggi d'Europa per estensione. Quello che colpisce è il paesaggio, piacevolmente anomalo rispetto all'immaginario della montagna trentina. Grandi aperture e orizzonti sconfinati tra distese di boschi e prati e una foresta che avvolge come per proteggerlo. I piccoli villaggi sparsi nell'Alpe Cimbra, guardia il paese dipinto San Sebastiano con le antiche segherie e mulini, chiesa che si specchia nel lago di Lavarone, tanto amato da Freud e dall'imperatore Francesco Giuseppe, hanno saputo resistere alla velocità della modernità mantenendo vive le antiche arti, mestieri e sapori della tradizione cimbra. Difficile resistere alle tentazioni quando sono genuine, difficile resistere al gusto che hanno soltanto i prodotti tipici a chilometro zero. Dal formaggio Vezzena alla polenta, dallo speck alla carne salata, dai funghi allo strudel, allo zelten, per finire con il puro miele di montagna. L'Alpe Cimbra è un autentico museo all'aria aperta con le 7 grandi fortezze dell'imperatore, i forti della Prima Guerra Mondiale e Luserna, l'isola Cimbra. Ed è Luserna, meglio nota come Luzern, il villaggio in cui ancora oggi si parla la lingua cimbra e dove il tempo sembra essersi fermato. Per gli appassionati di camminate e dell'escursionismo, la montagna dell'Alpe Cimbra è ideale per situazioni di ogni difficoltà. Varietà di percorsi, dalle camminate più semplici, immerse nei pascoli, alle vie alpinistiche maggiormente impegnative. Tra le escursioni cult, la Forra del Lupo a Folgaria, lunga trincea di crinale scavata tra alte pareti di roccia, fatta di feritoi, osservatori e caverne che si affacciano su strapiombi e ripidi pendii, il respiro degli alberi a Lavarone, percorso di arte e natura e il sentiero dalle storie alla storia a Luserna. Pedalare lungo uno dei più grandi alpeggi d'Europa nella terra dei Cimbri, in Trentino tra alberi secolari, laghi alpini. Questa è Alpe Cimbra Bike, bike area con oltre 400 km di sentieri percorribili con la mountain, tracciati e mappati, molti adatti anche a tutta la famiglia e per tutte le discipline, dall'all mountain all'enduro al cross country. Per chi non è molto allenato o ama percorrere lunghe distanze, per raggiungere anche il lago di Garda, sono noleggiabili in loco le mountain bike a pedalata assistita. E il nostro consiglio per scoprire gli angoli più suggestivi è quello di prenotare un accompagnatore di mountain bike. Downhill e Gravity, al Bike Park di Lavarone e un enorme pump track per migliorare la tecnica, particolarmente adatto ai più piccoli. Per i ciclisti su strada due grandi scalate rientranti tra le salite da mito del Trentino, Calliano Passo Coe, tappa del Giro d'Italia nel 2002 e Caldonazzo Menador Passo Vezzena, più una ricca proposta di percorsi. Sull'Alpe Cimbra non manca proprio nulla nemmeno per gli amanti di uno degli sport più esclusivi, un favoloso campo di golf a 18 buche ad un'altitudine di 1200 metri. Il percorso si snoda da Maso Spilzi a Malgaschwenter, passando per il biotopo di Eken, pregiata area protetta di interesse naturalistico. Il Maso, grande edificio rurale risalente al 1700, ospita la clubhouse. Il campo è aperto dal 1 maggio al 30 ottobre. E novità assoluta per le Alpi, il disc golf per divertire grandi e piccini. Il Vezzena, famoso e saporito formaggio d'alpeggio, nonché presidio slow food, lo speck profumato, la polenta calda che accompagna i funghi prelibati e lo strudel, il miele puro di montagna al quale l'Alpe ha addirittura dedicato un museo. Tutto questo e molto altro è la cultura culinaria cimbra da gustare negli hotel, nelle baite e rifugi, nei ristoranti, accompagnati dai sublimi vini trentini riscaldati dal calore di una Stube.